Monte Picentini uguale Monti del Gusto, e a guardare questa tavola imbandita di pizze fantastiche io direi che il detto è appropriato. Ci troviamo infatti a San Mango Piemonte, che è proprio uno dei borghi dei Monti Picentini, e io sono in compagnia di Antonio Saviello, fondatore e proprietario della pizzeria Saviello, che è una delle esperienze più prestigiose del territorio. E con Antonio vogliamo proprio approfondire un po' le origini della pizza, la storia che ecco, la vede protagonista, ma partirei sempre come sono solita dall'esperienza personale di Antonio, che pensate, lui non era pizzaiolo, lui faceva un altro lavoro, e faceva un lavoro fisso, quindi aveva il suo bel posto, perde questo posto di lavoro, ma non si perde d'animo e fa leva sulla sua passione di bambino, su quello che con il nonno giocava a fare quando era piccolo, le pizze napoletane. Fa leva su questo e crea la pizzeria Saviello. Nel 1989 ho iniziato a fare le pizze, a sperimentare e a cimentarmi come pizzaiolo. Niente, poi dopo ho avuto la disavventura di perdere il posto di lavoro, e però a quel punto là è venuta fuori quella voglia di fare quel lavoro a cui ero appassionato. Cercai una pizzeria, la rilevai e cominciai a fare pizze. Infatti Antonio si definisce ancora oggi pizzaiolo per passione. Esatto, no? Questa è la tua dicitura. Sì. È il nostro slogan. Anche se ha poi professionalizzato questa sua passione, questo suo sogno. Ma restiamo un momento sulla pizza, anzi andiamo indietro nel tempo. Nel 1500 in realtà la pizza era un pane un po' più schiacciato e si chiamava pitta. Era un pane anche volgare che veniva preparato a Napoli e veniva anche distribuito ai poveri proprio come cibo volgare. Dalla pitta napoletano questo termine viene poi storpiato in pizza e così si ottiene, diciamo, quello che noi oggi chiamiamo pizza napoletana. Allora era un alimento volgare per il popolo, regalato al popolo. Oggi invece è un alimento complesso. Tu stesso mi dicevi che hai fatto tanti studi, ricerche, seppure da autodidatta, diciamo, hai fatto in sì, modo Sì, è da, chiaro, ho dovuto approfondire, molto l'argomento. E diciamo che la mia pizza è di ispirazione napoletana, stile napoletano. Tant'è vero che io sui miei bigliettini da visita, su tutto quanto, riporti come è uno slogan che magari lo faccio leggere a te. Gelosi custodi dell'antica arte dei maestri pizzaioli napoletani. E ti sei ispirato a loro anche, si vede subito, dal cornicione, no? Sì, è uno dei fattori che contraddistingue la pizza classica napoletana. Perché l'impasto, come puoi vedere, potete vederlo anche voi da casa, è molto soffice. Cornicione ben lievitato, disco parte centrale ben distesa, morbida al tatto, che se la alziamo si flette, praticamente come si suol dire, si può piegare al libretto e mangiarla. Come si usava a fare. Come si usava a fare tante volte. Quindi queste sono le caratteristiche per riconoscere una buona pizza di fattura napoletana. Di ispirazione napoletana. Da quella invece comune, che poi magari cambia di zona in zona in Italia. Sì, è chiaro, ogni regione ha la sua caratteristica. Vai a Roma, hai una pizza sottile e croccante, la stessa cosa in Puglia. Restando sulla varietà delle pizze, abbiamo visto che Antonio ha dovuto fare studi e ricerche, seppure da autodidatta, quindi ha cercato di innovare in questo settore. È stato un po' più difficile per me. Perché eri da solo. Ero però da solo, altri sono andati a scuola dai maestri pizzaioli, mentre per me è stata più dura. Però se voi visitate il suo sito internet è da non credere, perché propone una serie infinita di pizze che poi sono riproposte anche sui menu che vediamo qua nel ristorante, e da una prima produzione più di stampo classico lui poi ha cercato di proporre un menu di pizze innovative, ma che sempre, credo sia questa un po' la tua caratteristica, rispettano il territorio e i sapori del territorio. Certo. Tant'è che lui ha elaborato il cosiddetto menù di pizze gourmet. A me sembra una cosa carina da far vedere anche a chi ci sta seguendo da casa. Deve essere ultimato, con in fase di ultimazione. Con una grande varietà di pizze che però noi vediamo anche adesso qui belle esposte, quindi direi concentriamoci sui prodotti. Sì, è chiaro. Materie prime vive. Allora direi di partire da
questa pizza qui davanti a me, che è la pizza detta poveraccia. Tu l'hai chiamata così perché è povera di ingredienti, non mi va? No, assolutamente, è poveraccia perché c'è un ingrediente che deriva dalle parti povere del maiale. Ah, ecco perché. Quella che noi chiamiamo pezzentella. Quindi ci sono friarielli, e pezzentella, provola e mozzarella e un po' di peperoncino. Bene. E poi c'è la cicciolina, un'altra pizza che pure mi ha incuriosito. Non vi fate sorprendere dal nome, non c'è riferimento al famoso personaggio, ma cicciolina viene da ciccioli. Perché no? È fatta con i ciccioli, e in pratica sarebbe la pizza fritta napoletana, che è fatta con ricotta, salame, ciccioli, mozzarella, un po' di provola. E niente, io l'ho riportata su pizza. E in pratica ci sono gli stessi ingredienti, gli stessi elementi, ma fatta al forno. Un'altra pizza di invenzione di Antonio Saviello è questa che io adoro perché racchiude un po' tutte le tipicità locali, nella loro migliore espressione. Abbiamo il pomodorino del Piennolo, il pomodoro San Marzano. Come si chiama? Vai Antonio. Allora, questa si chiama Perle Campane. Ma soltanto perché qui sopra ci sono le perle della Campania, ci sono le ciliegine di bufala, c'è il pomodorino del Piennolo, c'è il San Marzano, DOP, e c'è il corbarino. E poi ovviamente c'è basilico, olio extravergine d'oliva del Cilento, e del fior di latte e un po' di provola. Quindi è bello vedere come si fa innovazione, ma sempre partendo dalla tradizione e dal territorio. La margherita, vabbè, celebre, col fior di latte o con la mozzarella di bufala. E adesso, come di consueto, Antonio Saviello ci svela in anteprima, in esclusiva per Sapore in Festa, il procedimento tipico per preparare una sua grande specialità, che troverete anche nel nuovo menù, il menù di pizza gourmet di prossima produzione. La pizza è la pizza Venere Bianca. Vi presento la pizza Venere Bianca. Una volta steso l'impasto, stendete con cura del fior di latte e della provola. Girate un filo d'olio extravergine di oliva e la pizza va messa in forno. Va tolta metà cottura circa, dopodiché viene adagiata sul piano di lavoro e si sistema sopra la burrata. Sulla burrata si adagiano dei pomodorini secchi sott'olio. Sopra i pomodorini invece ci mettiamo delle alici di cetara. Guarniamo il tutto con delle foglie di basilico e giriamo con un filo d'olio extravergine di oliva. E il piatto è pronto. Antonio, ma io ti volevo chiedere in definitiva, no, dopo tutta questa carrellata di sapori, ma qual è il segreto della tua pizza? Cioè, se dovessi proprio ridurre all'osso tutti i consigli e i suggerimenti che hai dato. Segreti non ce ne sono. Questo è un impasto fatto con passione e pazienza. Queste pizze hanno una maturazione di 36 ore ed ecco che alla stesura tu troverai un impasto bello elastico che si stende in un baleno. La otteniamo con una farina che è da un annetto che la usiamo, la farina Pizzuti, che vedete alle mie spalle. Quindi è importante anche utilizzare le materie prime d'eccellenza di qualità. Tu hai citato la farina del Molino Pizzuti, così come immagino anche la mozzarella di bufala locale, quindi questo è fondamentale. Certamente, sono sempre alla ricerca di prodotti migliorativi e innovativi. Magari anche in questo nuovo menù ci sono gli ingredienti nuovi che non avevamo ancora proposto. E poi dobbiamo dire anche che secondo me il segreto della tua buona pizza, no, con tutto il rispetto, è anche dato da questa miscela vincente ed esplosiva della famiglia che tu hai attorno. Perché certo. Hai avuto la fortuna che i tuoi due figli continuano la tua attività. Non solo, c'è anche mia moglie. Tua moglie stessa, quindi tutta la famiglia coadiuva questa tua passione ed è bella vedere un'impresa familiare, no? Come no, certo. Forse questa è la soddisfazione più grande, oltre al fatto di riuscire a fare una pizza discreta, ma la soddisfazione è avere i miei figli, mia moglie sempre vicino, che collaborano in modo energico.
E tra l'altro tu hai iniziato proprio, diamo questo aneddoto, nel 1989, che poi è la data di nascita del mio primo figlio, sì, di Fabio. Ti ha portato bene, è lì che poi hai capito, devo professionalizzare il mio sogno, no? Sì, esatto.